Ero una bambina di 3 anni e anche io volevo esprimere un pensiero politico, ma ogni giorno cambiavo leader e sceglievo quello della faccia più simpatica. Dopo la grande vittoria contro la monarchia, l'unità è durata poco e le differenze tra le idee hanno portato la nazione verso nuovi conflitti. Sono Shadi, ho studiato traduzione di inglese in Iran e poi ho fatto insegnante di inglese per più di 10 anni in Iran. A 29 anni ho deciso di cambiare la vita proprio. Avevo studiato spagnolo e italiano, ho provato per tutti e 2 paesi, ho preso il visto d'Italia prima di tutto. Ho studiato lingue e culture del mondo moderno alla Sapienza. Piace tanto la letteratura, faccio delle traduzioni, maggior parte dal persiano all'italiano. Ho sentito di questo progetto tramite una mia amica con cui insegno persiano a Biblioteca Rispoli. All'inizio ho pensato che io non sono artista, che non posso fare nulla, però piano piano ho scoperto che è un'altra cosa, proprio una lettura diversa. È un racconto raccontato da una persona che ha vissuto quel periodo e queste cose hanno un altro significato per lei, non è solo un'opera artistica. Tante volte pensavo che abbiamo una differenza culturale, c'è cioè una differenza culturale tra noi iraniani e italiani che non ci possiamo capire, ma in questi seduti ho scoperto che ci sono delle differenze culturali, anche delle cose molto ovvie per me che sono diverse per altri compaesani miei, parlando, discutendo, scrivendo tutto, quando viene corretto, quando sai che viene esposto, devi essere molto attento, devi studiare, se anche scrivi 2 parole, devono essere le parole precise, non devi sbagliare perché stai rappresentando qualcosa. Io ho detto all'inizio che io faccio, come dire, la parte della rivoluzione, pensando che ho vissuto in quel periodo, allora so tutto, alla fine ho scritto le mie esperienze, però per poter scriverlo ho dovuto studiare un po' per i dati precisi, perché ero piccola. Ho dovuto studiare delle cose che senza questa occasione non avrei studiato mai nella mia vita. La cosa che comunque ricorderò sempre da questa esperienza sarà che ci sono delle persone che veramente si preoccupano dell'arte e dei messaggi che ci sono, perché una cosa che sempre mi ha deluso, sia qua che in Iran, che la gente fanno delle mostre, scrivono dei libri, fanno tutto, degli incontri, però non ha una profondità. Nessuno mette tanta energia per fare una cosa in più. Di solito arte è una cosa per un'elite, cioè un gruppo che va a vedere un gruppo, cioè se frequenti le mostre sono le stesse persone, i concerti le stesse persone. Però questa cosa cambia tutto perché ci saranno altre persone. Voi avete creato una situazione che altre persone che non vanno a leggere di che cosa si tratta quest'opera, legge almeno la storia dietro questa opera, allora attira più attenzione secondo me, per chi non è interessato tanto all'arte come quell'elite. Io ho visto questi poster, magari dipinti da quando ero una bambina, comunque ci sono le cose che abbiamo visto parecchie volte, però dopo questa esperienza hanno un altro significato, perché cioè, vedo le cose che non vedevo prima. Anche questa per me è molto emozionante. È tutto cambiato, è diventato un'altra cosa.